fotografia è per me un tentativo di rimedio all'eterno fluire delle cose, siano esse mentali o fisiche. È un'illusione devastante che ci permette per un istante di sorprendere l'esistenza nei suoi momenti particolari. È ciò che ci permette di vedere oltre e difendere ciò a cui siamo attaccati. Il mio timido tentativo di fare arte è in realtà un grande atto di egoismo. L'unica forma d'arte, infatti, è quella oggettiva, quella che non pratica nessuno o quasi, ossia quella meditativa, quella che non ha bisogno di essere esibita, quella che aiuta la costruzione del sé, quella che avvicina al trascendente. Perciò non credo di essere un artista, ma semmai un egocentrico, un narcisista, un esibizionista. Questo è il problema degli artisti. Nelle mie immagini cerco di rappresentare i pensieri, le idee, le intuizioni, le sensazioni, i sogni della mente, ma anche le inquietudini, le sofferenze, le ansie, le angosce e soprattutto i mostri. Tempo fa, quando ho iniziato, parlavo di arte come terapia, al fine di esorcizzare i nostri mali. Oggi dico arte come valorizzazione proprio di questi mali, anziché distruggerli, quindi, convivere con essi e diventare buoni amici. I miei personaggi appaiono alienati, incapaci alla reazione, in uno stato di angoscia e inettitudine, tutti sintomi che caratterizzano l'uomo contemporaneo. Con la mia opera voglio fornire un termine di paragone, uno specchio emotivo agli spettatori. Cerco la possibilità di trovare qualche fruitore ricettivo a cui offrire uno spunto di riflessione. Le idee migliori resistono all'indifferenza e alla cecità, all'ombra dell'albero della vita. Le intenzioni più sincere coincidono ad un certo momento con la nostra esigenza vitale, che coincide a sua volta con l'avvento della nostra prima vecchiaia, ovvero una prima morte e rinascita. Claustro Scontro ha dovuto fare uno sforzo indispensabile per non cadere lardoso e ottuso sotto il proprio peso. Claustro Scontro è una storia d'amore. Il cambiamento è possibile solamente partendo dal singolo. L'evoluzione del mondo è in mano alla capacità di ogni persona di ritrovare se stessa e i propri sogni, ripercorrendo i propri archetipi. Liberi lungo gli anni di assorbire ciò che ci circonda e rivomitarlo secondo le nostre opinioni e aspirazioni.
non afferro più le cose. Non mi sento più le braccia. Le mie mani stanno saldamente ancorate al mio sé. Individui senza braccia che cercano invano di nascondersi dietro le proprie mani. I ritratti sono l'immagine di una gelida trasformazione in qualcos'altro per raggiungere un nuovo livello di coscienza. Gli esseri da me fotografati appaiono quasi robotici, nel loro essere più automi che soggetti, perché incapaci di raccontarsi.